Una delle cause della guerra del Peloponneso è senza dubbio l'imperialismo di Atene. Cosa intendiamo con il termine imperialismo? Il termine deriva dal latino imperium, che significa potere militare, e indica la politica di conquista da parte di uno Stato, o meglio, la volontà da parte di uno Stato di creare una situazione di predominio, diretto o indiretto, su altre nazioni, mediante conquista militare, sfruttamento economico o egemonia politica. Lo strumento principale dell'imperialismo o egemonia ateniese fu la Lega Delio Attica. Esaminiamo l'espressione. Il termine Lega indica un'alleanza militare, un'alleanza Delio Attica, perché la sede della Lega era il santuario di Apollo nell'isola di Delo e perché a presiederla era Atene. In realtà l'espressione Lega Delio Attica è moderna, in quanto gli antichi la definivano gli ateniesi e i loro alleati. La Lega Delio Attica era un'alleanza militare difensiva istituita nell'estate del 477 a.C. dopo la conclusione del secondo conflitto con la Persia. Le poleis greche avevano avuto la meglio, ma i persiani continuavano a costituire una minaccia per le città ioniche stanziate in Asia Minore e nell'Ellesponto, a stretto contatto con l'impero persiano. Gli ioni d'Asia, cioè i greci che risiedevano in queste città, volevano difendere la libertà conquistata durante il conflitto, libertà messa a rischio dal fatto di essere insediati sul continente asiatico, quindi su un territorio che il re persiano riteneva suo. Ovviamente l'alleato naturale degli ioni d'Asia era Atene, che nella prima guerra persiana era stata la sola città della Grecia, assieme ad Eretria, a fornire un aiuto alle colonie ribelli contro l'impero persiano. Sparta e molte altre città della Grecia rimasero escluse da tale alleanza, perché di fatto non ne condividevano lo scopo. Della Lega facevano parte quasi tutte le isole dell'Egeo, compresa l'Eubea, le poleis costiere dell'Asia Minore e le principali città della Tracia. Alla sua massima estensione arrivò a riunire circa 200 poleis. L'adesione era libera e formalmente ogni comunità, a prescindere dalle dimensioni, manteneva la propria indipendenza e godeva di pari diritti. L'unico dovere era quello di fornire navi da guerra. Molte città preferivano pagare il tributo perché, nella fase di adesione all'alleanza, esse trovarono vantaggioso ricorrere alla protezione militare della Lega piuttosto che sostenere in proprio le spese militari. Questo comportava, però, la rinuncia di una parte della propria autonomia.